Volto simbolico dell'antimafia palermitana, ora gli arresti domiciliari. Daniela Loverde, preside dello ZEN 2, la scuola intitolata al giudice Giovanni Falcone, nonché cavaliere al merito della Repubblica Italiana, nominata 3 anni fa per il suo impegno durante la pandemia, è accusata di peculato e corruzione. Per mesi si sarebbe appropriata, con la complicità del vicepreside Daniele Agosta, anche lui ai domiciliari, di cibo, computer, tablet destinati agli alunni dell'istituto e acquistati con i fondi europei. Il GIP parla di quadro probatorio chiaro, del tutto inequivocabile, imbarazzante e di una gestione assolutamente spregiudicata e volta a curare meramente interessi di natura personale. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, ha disposto la sospensione immediata per la preside Loverde. Presto verrà nominato un reggente. Il ministro ha annunciato che saranno inviati anche degli operatori psicopedagogici a supporto di tutta la comunità. L'inchiesta, che nasce dalla denuncia di una docente, coinvolte una terza persona, Alessandra Conigliaro, anche lei ai domiciliari, la donna dipendente di un negozio di informatica, avrebbe ottenuto le forniture di dispositivi alla scuola in via diretta e in esclusiva. In cambio avrebbe regalato ai due dirigenti tablet e cellulari. È una trama disarmante, quella che viene fuori dalle indagini. Il riso lo metti lì davanti alla cassettiera e per la cucina. Questa cosa di origano, mettila pure per la casa, spiegava la Loverde alla figlia, non sapendo di essere intercettata. Particolarmente grave ed emblematica l'estratto di una conversazione tra la preside e il suo vice, che commentano un furto di computer avvenuto a scuola e denunciato sui media dalla donna.